Magari lo trovavi. Tutto Cosa c'è? molto bello. Freder, Spezzo fammi di cambiare. cambio. C'è anche Spezzo di cambio Sinergox. parziale. Buonasera. Perry Tutto molto al tubo? Ma bello. perché c'è ancora Gentili FIFA poi? signore e signori, da Bruno Pizzo di cambio fammi cambiare. cambiare. Vai. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti e due. Giocato ci faccio un video. Dov'è? Defa... Metto quelli di Natale? Erano belli Aspetta, quelli di devo fare Natale. queste cose, questo gioco di merda. Buongiorno, buongiorno a tutti, Questo vorrei amici. un gioco di merda, Non vedi? mi ha fatto fare... Beh, effettivamente anche semplicemente il merda nel menù o come Allora, si amici, entra in un gioco. ok, è Allora, meglio. amici, abbiamo un'idea per il talk show di questa sera, ma dobbiamo un attimo sistemarla, quindi... Ma perché Morelli ha idee un po'... Su me è un No, no, casino. è Ma io ho un'idea... capito quello Allora, che intendevo. è Ci sta, un'idea è un un che ci casino sta. spiegarlo, Bisogna un secondo attimino me. sistemarla per Non è renderla un più casino. friendly. Cioè, volendo lo posso già spiegare anche adesso. Vediamo se la gente lo capisce. Beh, Dobbiamo dobbiamo solo spiegarlo. renderla più friendly, perché l'idea Tanto ci può invito. stare. Come si faceva? Adrian Normal. Forza, Ma chi è questo qua? Come hai fatto a cambiare l'icona, Esprit? Marco, E devi le, cambiare devi averla l'icona sbloccata, comunque. più che Clicchi altro. sull'icona e poi cambi. Dai, Dov'è ci che metto si clicca tutto mio. Gatto, sull'icona? tu sei l'inventore della Nella home spiegazione, page del gioco, devo cioè apri il gioco, c'hai il tuo livello, lo sento Season 2 e dici di dire. Perché io volevo comprarlo. parlare dei giochi di merda ma Ah, belli grazie. questa sera. Vedi, Però. Però vedi, il Però fatto che appunto. dire così giochi di merda ma belli è un Esatto, perché controsenso. Quindi Moro ha un concetto sbagliato di gioco di merda. Lui c'ha un concetto sbagliato. Che è un Gliel'abbiamo bel già gioco ma è detto fatto di tutti, merda. gliel'abbiamo già detto. Però ho capito cosa vuole Ma lo dire. so che è un concetto sbagliato, ma infatti, E cioè, devi però spiegarlo non mi sembra difficile capire dopo la spiegazione, quello. Cioè, devi spiegarlo a tutte le persone. E certo, ma non è che vado a casa loro Se col vuoi venire, volantino a spiegarlo. gatto. Siamo in live con 7000 persone davanti. Dico, se Filippo, posso andare a grazie mille, Filippo. spiegarlo, mi sono intesa tutto. Marca, certo. Eh? Ah, scusa, che non si vede mai quella cosa. Cosa? È l'invito in basso a destra. Partiamo. E vedi, Frizzino già l'ha praticamente capito. Eh no, ma perché No, tu mi hai basso fatto come costo esempio sviluppo ha detto Skyrim che e Skyrim Skyrim non è, non è detto di basso costo e sviluppo, semplicemente fatto di merda. Predator! Ma io lo capisco, ma io lo Hai capisco tutto quello ragione. che dice Moro. Il problema è riuscire a entrare in un No, discorso allora, su quello... Tipo Ah. Fallout Senti. 76! Allora, quello che gli dicevo io a Moro è... Ma sono tutti dell'Activision... tutti della della Bethesda, Bethesda Della Ubisoft, vabbè, il capo, ovvio, ma è tutti della normale. Bethesda... Ma allora, quello che stavo dicendo io a Tecnicamente, Moro è... anche Io ho Dark Souls capito questo è cosa un vuol gioco di dire. merda, però... Ma io ho capito cosa vuole dire Moro, il fatto è che... Su un talk show non saprei bene come impostare delle argomentazioni, ma perché? Per come... Ma abbiamo messo pronto? Non sto Sì, capendo. stavo cercando. Sì, sto presentando. Non saprei come affrontare una discussione su questa cosa. Sarà che forse non è una roba prettamente... Cioè, io difficilmente Ha dico di ragione gioco... Cagatto. Ad esempio, PUBG è un gioco di merda per quanto riguarda alcuni PUBG fattori. credo sia stato quello che ci ha fatto coniare il termine Però, gioco di allora, merda. all'inizio era un po' Aspetta, meglio. fermi. Che ci sminchiamo del talk show. Allora, basta Sì. parlare il gioco di Vedi, questo già ne qua. stiamo parlando, Quindi no, ne Allora, parliamo basta stasera, parlare dai, questo qua va bene. e Però proviamoci volevo vedere stasera. se... Stiamo Allora, parlando più della capito. definizione che effettivamente Ma è quello Massimo, che a dobbiamo metà imparare, poi del talk dopo in show ce ne mezzo andiamo a ci fare un mettiamo culo. anche le Morelli, se nostre non riusciamo a fare un esperienze, discorso di un'ora, io chiudo la live stasera. Io Chiudo se... un Vuol dire che calcio sei un Negaretti. incapace, Esprit, Tu se sono non riesci a parlare incapace. per un'ora. No, non io, in generale. Se fermiamo a metà No, live, ma abbiamo l'ora finito ce la che a si fa, dire, cioè nel senso... Detto, io lei chiudo non la va a live. parlare, vuole... Vuol dire che sono Ma incapace, perché questo io? fatto. Ci dico tutti! Deve essere solo io l'incapace, Sei tu deficiente! che chiudi la live, scusa, non ho Se capito. sento il silenzio e nessuno si Parleremo può dire d'altro, niente. poi mi dirai cosa ne pensi della E lo stesso per Fagiano, dire non mi so... defilo. Defili altro, Grazie! Gerla, grazie! Comunque io voglio dar fiducia a Moro. Adesso dobbiamo solo un attimo limarlo Ma un io ho po'. fiducia in Moro. Poi vediamo, magari viene Ma come carino. limarlo? Ma poi scusa, hai No, detto... limarlo nel senso renderlo più friendly, Ma Morelli più... limarlo? Eccolo lì. In Andiamo a basso. Thumb Bay? Io non sono Andiamo ancora in basso. caricato. Ok. Io prendo la bici perché è più bella. Prendiamo la bici. Sì, la bici Assolutamente. sicuramente. Ma il look non è male, però fa un... Io non volevo essere Cosa c'entra l'azzurro, volevo Luke? essere il Lorenzo Abba, 28 Oh, mesi. Lorenzo Abba! Elinel, 14 mesi. E Guarda, ragazzi, io vi do la i donazione. baceschi Lasciamo nei passare. Garetti. Perché mi sa l'audio del Luke, caso non mi Buon, Grazie a ecco. tutti, belli, grazie a tutti. Questa è terra di Guarda, se ti dice donazione. prima donazione, che emozione. Vedi? Ah, Adesso non ho mai grazie. giocato a Molto bene, che Mighty dire. Adesso non ho mai giocato a Mighty No. Number 9. Che dire. Guarda. Meglio prova, effettivamente. Io sono adirato. Amici, io ho voglia. Non c'entra niente con tutto quello di cui stavamo parlando. Però l'ho Prego, visto su prego. Instant Gaming e avevo visto un video di un ragazzo americano e volevo provarlo, Jump Force, perché non sembra L'avevamo male, già secondo provato.
No, già forse è quello. Ma come c'era la pistola, ragazzi? Scusami, anche io, Marco. Che è successo? Come? Ma io sono qua. Ma c'ho i piedi a pistola. Se, anche se spari non cambia niente. Ma porca miseria. Ma io sono. Ma però se miri. No, guarda, faccio lo screenshot. Dopo ok, sistemata. A me non si sia sistemata. E niente. Grazie a Jolly Creed. Spareremo con. Si è sistemato adesso mentre. Come dire, gioco di merda. Prometto che darò un po' e mi ricordo sempre. Bravo, Jolly. Allora, dicevo già, forse. Perché quello scorso so che tanti avevano fatto delle critiche, non era piaciuto a tutti, aveva i suoi problemi, eccetera. Ma già questo forse qui, era quello con gli eroi, no, quello, era quello con i personaggi principali degli anime, diciamo. Ah, okay. Cioè, e volevo provare questo qui, perché questo qua mi sembrava molto carino dal video. Me lo sono visto con gusto quel video. Ma ci giocheresti per davvero, poi? Magari anche da giocare assieme ogni tanto, qualche mattina, così. Dopo magari facciamoci un pensiero. Ostia. Guardiamoci qualche video. Non mi ricordo che gioco è. No, io li ho visti i video perché ne aveva parlato anche Karim in live. E io vorrei perché mi ha messo voglia di giocarci. Ah, non sembra male. Perché è un picchiaduro, semplicemente. Anche la storia. Anche la storia. Sì, però. Cioè, vabbè, la storia. Però secondo me potrebbe. È un po' come quando facevano le live di Tekken la mattina. Secondo me potrebbero essere rilassanti. Ho sbagliato. Sono 60 euro a testa. 70 Ostia, euro a testa. No, adesso appena uscito sarà. Ah, no, aspetto. 45 euro. Io non gli do. No, 60 non sono. Su Instant Games sono tipo 44. Non sono il mio genere, quindi non. No, neanche il mio. Su Instant Games. Cioè, butterei via. Sì, c'è su Instant Gaming a 44 euro. Anche per PC? Sì, PC e Xbox. Su Instant Gaming. Butterei via i soldi per me, ad esempio, quindi non lo prenderei. Cioè, ma se lo fate voi. No, più che altro non. Ma adesso vediamo, magari non vi piace. No, ma proprio picchiaduro. No, ma solo il mio genere, proprio mai. Esatto. Cioè, guarda, piuttosto. Lo prenderei davvero. Io voglio giocare a Smash e non ci giocano. Eh sì, davvero mi fa cagare. Ma non sono buono, Marco. A Smash non è che. Smash già lo giocherei di più. Anche se facciamo ma c'è già stato qualcuno dentro questa casa, bastardi. Dove? Ho trovato uno di voi. Le altre. Guarda. Ora. Molto bene. Ma nella sera non c'è ancora. Questo è un fucile buono. Uccide buono. Qui sono full armi. Amici, ma qua ha nevicato un pochettino. Cioè, no, allora, non è rimasto. Deve nevicare niente. Stanotte. Sta nevicando al nord-est. A Milano è rimasta un po'. Qua no. Dove? A Milano è rimasta un po'. Qua no. Ma veramente ha nevicato qua. A Milano è rimasta un pochettino. Sì, in alcuni punti. È nevicata, rimasta a Milano, non qua. No, proprio no. Qua non è rimasto. Da me, nella mia zona, non è rimasto niente. Ma neanche da me. Da me è nevicato. Sti giorni avevano chiuso anche le scuole. Perso 2 HP. Infatti, no, sta nevicando più in bassa pianura. Sì. Firefox, ma ciao, perso la streak. Però non c'era bisogno per niente di chiudere come le scuole. Come stai, caro? Grazie, Fire. Peccato che. Pensa buona sta nevicando. Penso vedi tutto. Vedi. Ma perché il sud io. Della pianura padana. Uffa, ma io non la vedo da 2 anni la neve. Ma io la voglio. Cioè, non mi serve a neve poi perché puttana, c'è più sì, da scegliere. Porca vacca, non c'è niente. In Veneto sta nevicando tanto. E in Veneto. Cos'è il Veneto a neve? Cosa serve? Beh, c'è anche rompere i coglioni. Che gli fa la pozzanghera in Veneto. Siamo nella safe. No, però sto andando da Liezer perché da solo mi dispiace. No, ma andiamo verso la safe. Andiamo verso la safe. Da che zona del cardine? Però gli faccio un trick. Era veramente una zona di merda questa. Ma anche qui ma qua c'è il parco di Monza. Ma come? Che cazzo stai dicendo? Guarda. Ma è un boschetto normale. No, non è vero, è il parco di Brugherio. Andiamo, ah, beh, allora. Andiamo dal dietro del Marco. Ma più che altro vorrei capire dove era il posto dove fare i tricks con la bici. C'era il posto, ma non so dove. Andiamo qua. Venite dove sono io che pieno. È aperta questa casa, Emre, è aperta questa qua. Qua dove sono io, ragazzi? Paro di qua. Vabbè, vado da loro. Andiamo da loro, andiamo. Vai. Andiamo da Lorenzo. Vai. A Napoli stranamente non sta nevicando, beh, normale. Chi è? Ho paura. Okay. Marco, non farlo mai più, comunque. Ma il Liezer mi è entrato in casa, non lo sapevo. Ma vai a fare, prendiamoci. Ma qua c'è il campanile, sono caduto. Vediamo questa casa, me la compro. Bussano a quest'ora del mattino. Hattori Hanzo. Grazie mille. Grazie, Hattori. Mi raccomando, per i nuovi sub c'è il gruppo Telegram, che adesso lo rispammo perché sarà sicuramente finito. Poi mi metto questo giubbottino di cacca. Piace molto. Sì, è fatto di feci. Però i proiettili non. Sì, è molto caldo. Non hanno diminuito il loot, mi sa. Meglio, meglio così. C'è l'ape! Che paura, Morelli! Devi fare mai figli che te comunque. Ho capito, sei di cuore debole oggi. Sai che il primo c'è che hai detto è fortissimo. Sono nella bici, vado via. Dov'è l'ape poi? Mi si è rotta la bici. Da me. Andiamo dagli altri. Andiamo, la pimpiamo. Non c'è una hanno sparato alle mie spalle. Non è vero. Ma come mi sono saputo che tu è storto? Hanno sparato alle mie spalle. Andiamo,
sì. Signor Kenway, grazie, grazie piano. Aspetta, fermati. Buonasera. Signor Kenway, anche tu eri già sub, avete perso un telefono. Ah, quella è un'ape. Infatti, ah, ma ci siamo tutti quattro. Sì, perché ci mi sono scelto. No, forse in tre. Sì, no, in quattro, in quattro. Guarda, ma io, ma che ca- ma io faccio piede perno dietro. Ma è la gamba del tuo sedile, scusa. Ma non stia Mac 200. Vabbè, sbagliato. Aspetta. Ma io non mi sto muovendo, ma il mio personaggio guarda un po' a destra, un po' a sinistra. Da solo. C'è le gambe che fanno zig di zig. La forza centrifuga. Una macchina che ha fatto... ha sobbalzato, sì, ha fatto sala. No, quello dovrebbe essere parcheggiato normale. Sì. Siamo veramente lenti, andavamo più veloci con la bici probabilmente, però... però che bello, Marco. Siamo guarda, facciamo Firenze, un trick! Siamo. Non farlo! Deficiente! Oh, quasi saliva. No, oh, ho rovinato tutto alla fine. Vabbè, ma io c'ho la granata, aspettate. Non lo fare, Marco! Marco, non devi farlo! No, tranquillo, tranquillo. Non lo fare! Guarda, guarda. Ma perché l'hai fatto? Guarda che si gira, guarda che si gira. Ma porca troia, sì, ci sarà un botto di gente. Ma poi qui non funziona. Ma sai che mi sei andata la botte sbagliata, Marco? Probabile. A sinistra. Comunque non si muove la macchina, quindi niente. Vabbè, io entro. Perché mette il bello sul pompa? Che senso? Un cecco. Lo prendo. È un cecchino. Ma non è un cecchino. Ho detto una bugia. È buono. Prendi solo tu, non lo voglio io. Tempo per rompere i coglioni, ma la macchina per le cose, guarda. In realtà possiamo stare qua. Ma io non sto trovando mirini. Io sono pieno di mirini. Io ho un red hot. E io manco quello. Io ho un chili pepper. Qui c'è un 2x se lo volete. Venite qua. Io c'ho il per 4, fate voi. Marco, c'è un altro uguale a quello di sotto? Io ce li ho, vai tu. Un altro qua quello di sotto, il fucile qua sopra. Non c'è veramente nessuno in giro comunque. Quanti petti? Ma siamo un po' defilati. Sono incastrato nella porta, amici. Nessuno di merda, è lì, ma scusa, è pieno di case. Questa è una zona brutta. Pieno di case. Io non la considererei una zona brutta. È semplicemente per... defilato allora, un po' in basso. Dove siamo noi ora? No, però prima sì. Alta troia. C'è un giubbottino qua sotto. Me l'ho sbatto nel culo il giubbottino. Prego, prego. Voglio i mirini, t'ho detto. Capito, sempre... Marco, mi hai così investito. Ah, yeah. Ma deficiente. C'era una macchina, come hai fatto a beccarla in piedi? Mi è calato di FPS, sono andato a sbattere. FPS. È PC di merda questo. Dove devo andare io? Qui. Aia. Che palle, ma perché mi si blocca? Ma io vorrei un cavolo di elmo. Fino adesso è andato bene. Anche fatto di cacchio, magari. Ho fatto 68 di elmi. Ce n'è uno qui dove sono io, tipo. Stronzo. E c'è un fatto palazzo, di cazzi, ma... come volevi te. C'è però una palazzina gigantesca. Ma e tre quarti sono... da palazzina tua. Questa è la citazione a Fortnite. Cosa c'è scritto? No, è il coso dei gelati, no, che c'era pieno di in Fortnite. Beh, penso che sia una cosa abbastanza è però è particolare. Perché è proprio uguale, identico. Il gelati è... no, ma è identico, identico. Non è vero, è identico. Ma lì dov'è l'elmo? Non lo so, l'ho perso, era nell'altra casa. Ma ce l'hai il drop della parte opposta della città? Capito, ce ne sono mezzo. Non è che posso stare lì sull'elmo ad aspettare te. Perdonami. Dietro era? Aia! Sì. Mi hanno sparato! Chi? Dall'altra parte del ponte, Eliezer, stai giù. Lo... aspetta, non li vedo. Però. Purtroppo non posso sparare, vado, devo lì, curare un attimo. Era un cecchino, è probabilmente da qualche casa. Il problema è che lì sono tante case. Sì, ma mi è stato bravissimo. Una cosa. Però anche in movimento. Okay. Non lo vedo, però. Sistemato. Ah, io avevo capito, sì. Allora, la direzione niente di là. Ma la non direzione niente di là. Non vedo niente io. Ah, l'ho trovato, sono lì sopra. Ma io non posso vedere. E vabbè. Non sta giù, non sta giù il mio personaggio. Ma guarda te che... non sta giù. Poi sparo a caso. Ma... l'ho pingato dov'è? Sul tetto. Sì, ma non vedo, Marco, non mi vedi. Ho un red hot, cosa vuoi che vedo? Marco, nel campanile. Mi devo curare prima, sennò cioè, esco muoio. Nessuno di voi ha un per due? Col per quattro io. Io, ma col per due non vedo una sega lo stesso. Puttana, un M4. È meglio l'M4 o questo? Corri, entra dalla finestra in caso. Sono... è più stabile questo, quindi M4 devo fare il culo. Aia! Ma ha preso! L'ho colpito in pieno, sì. Porca miseria. Mi vedo uno qui. Un per quattro. Stanno proprio tenendo sott'occhio. Radex, grazie mille. Questa è la mia fidanzata ancora, che vi sta guardando da mobile. Che sto
Sto guardando. Con calma, anche calma, Marco. No, un po' troppo guardando, provi. Non penso tanto. Mi sento troppo. Posso dire che sono padre della porta. Ma sono in mezzo a una relazione, non me la sento, Radex. Ma porca puttana, non lo prendo. Ma porca puttana. Me lo ripingate che... No. E non lo vedo più neanche io. Grazie comunque, Radex. E non mi stanno più sparando. Aspetta, non ti vedono magari, eh? No, sono davanti alla finestra, quindi. Tu l'hai un mirino, quindi? Io ce l'ho il mirino, t'ho detto. Sono pericolante stare qua, Marco. No, io sono davanti alla finestra e non mi stanno sparando, quindi boh. Eccoli, è qua. Là, sopra. Sono qua, sempre sì, sopra, sopra. Mi sa tanto inutile sparare da lì. Puoi passarmi il mirino? Perché te lo devo passare? Ah, sotto lì. Mi dico no. Che c'è un mirino. Ma ce l'ho io, nel senso... Ma deficiente, se che è un mirino, non è che devi dirmi se c'è un mirino addosso al cucine. Ho capito, ma te l'ho chiesto, effettivamente. Non mi hai detto se ti serve. L'ho detto prima anche mi serve un mirino, da mezzo che lo dico. Capito, cosa ne so io, mi fai le domande e ti rispondo, non è che... Deficiente. Sì, butto il L'ho colpito di nuovo. No, dobbiamo spostarci, dobbiamo... Io gli vado addosso, io voi sparate. Se tu non vedi niente, nessuno lo può colpire. Datemi fuoco di cover. Non posso la mano. Qui un mirino. Sta roba. Può andare addosso con Patomorelli. Io sto dando fuoco di cattura. Hanno sparato. Devi usare la bici, muore più veloce. Lo stavo facendo a piedi. Non so, sembrava io a piedi. Ti ha buttato dalla finestra, è andato con rampino sull'altra casa. Marco, dobbiamo andare sì, sopra da me. L'ho colpito di nuovo. Mi sto sparando, è sempre là sopra, dov'è? Sopra da me, qua. L'ho pingato. Sì, arrivo in bici. Ahia, mi l'ho colpito anche dall'altra parte. Arrivo in bici. C'è uno che è qui, con quelle difficili. Sì, sono qua, visto, infatti. La mappa lagga un po' di più, comunque. A me no. Mi posso sparare di lato adesso. Che botta, l'ho preso con la bici. Non so dove... Vado via. Devo andare. E dai. Bestia, mi hanno tritato forte. Sto nascondendo nelle case. Buonasera. Ah, che prendiamoli alle spalle, ma. Non so più dove sono ormai. Questo edificio qua. Quale? L'ho pingato. Dai, c'è che ci sono la finestra. Devo vedere se ci arrivo. Sono usciti forse? Mio Dio, va a 3 FPS in questa città. Poi sono usciti. Adesso lagga un po' a me, effettivamente. Ah, sono in questo, mi sa. Io li ho sentiti rampiti. Ho fatto un cecchino, ragazzi. Ok, l'ho noccato. Sopra? A posto Morelli, l'ho ucciso, questo. Ok, occhio che sono qui di fronte anche altri, Ecco, lo vedo qua sotto, Marco, sotto. Questo piano qua. Questa stanza qua. Vediamo se lo vedo. No, da qua non vedo un cacchio, aspetta. Ah, uno è qua! Questo è verde qui da me. Devo vedere da solo. Però ha poca vita. Vabbè, tanto sicuro. Però è meglio che andiamo insieme. Non lo vedo. Aspetta, fammi prendere... Grazie, Perry! Ah, sopra, Marco, sopra interessa. Sopra qua l'ho visto, qua. No, scusa, qua. Sì, sopra l'ho visto, piano di sopra. No. Verso questa zona qua, tipo, non so precisamente dove. Eccolo, è qua! L'ho visto alla finestra. Sotto lì. Ucciso. Bravi. Buono. Non è, mi sa che uno forse l'altro, sopra, Marca. È morto subito quello là, quindi era da solo. Sono dalla parte sbagliata di lì, però. Grazie a Varilotto, grazie mille per la sub. Grazie, Berli. Che lì so. Scusate, eravamo presi in attimo dal... No, sembra più Grecia che Italia, però comunque si è Mediterraneo. Sì. Questo è Liezar, giusto? È lì, ma scavalca la finestra, che tutto si vuole! Mamma mia, che... È lo stesso punto dove era veramente Call of Duty, ce n'è un altro! Aia, mi ha buttato giù, ragazzi! Quello non lo sapevo. Ho un HP, sono morto. Dov'è Marco? Ma non ci sono le scale... Non ne ho idea, aspetta, non l'ho visto. Quello non pensavo ci fosse. Mi ha ucciso subitissimo, non me ne sono accorto nemmeno. Occhio, Moro, dovresti anche andare via. Un minuto. Beh, avevo, guardate tutta che io la vita. Avevo appena trovato un cecchino, avevo anche il per 4, Ma anch'io c'ho il per 4, solo che mi ha tolto tutta la vita. Non lo so. Mi ha triturato il cecchino. Era nelle edifici di fronte. Ma non so neanche se mi ha sparato da di fronte o da dietro, non lo so. No, era negli edifici di fronte, uno dei due. No, di fronte ci sono tutte le finestre. Non è qua dentro, quindi? No. Sono veramente scomparso in 2 secondi, non ne ho idea. Devo curarmi prima. Morelli, andiamo via. Secondo me la birra di COD non piace per niente, è una cosa particolare. Bravo, L1. Aspetta, mi sto curando. Eccolo, L2, sono due. Sono scappati in bici. Giustamente, perché siamo fuori dalla safe. Beh, non siamo tanto fuori dalla safe, è bastato da di qua. No, non credo sia quello il problema, perché è troppo COD. Non... Sta di qua, Morelli, dove sono io?
Non ha preso più di tanto e basta, non c'è un grosso motivo. Aspetta che sono in mezzo alla tempesta. Okay. Qua sono sicuro. Dove cacchio bisogna andare qua? Aspetta, aspetta, sono sicuro, c'è un golino. Totalmente non di là. Brutto, però la cosa di fuoco. Sto vedendo. Perché che ti sono qua, male davanti a noi in teoria. Cioè qua a sinistra, verso est. Dove sono gli altri. Cavolo, non ho preso niente dai tipi qua per terra. Non ho preso niente perché ho difetto. Pensavo che ci fosse gente di Amorelli, quindi ho preso solo la prima cosa che ho visto. E niente. Che hanno il metto superior. Allora, dove sono? Mi serve un cavo. Ah, sono là sopra, sono sopra il tetto di questa torretta. Sicuro? Uno ne ho visto lì. Gli stai sparando tu? No. Sono qua adesso. Forse c'è qualcuno a nostra sinistra. Sì. E te detto che sono a sinistra. C'è anche uno sopra il tetto, però, Esprit. Perché quello sopra il tetto è da solo, comunque. Adesso viene fuori e mi fa fuck around a post. Ah, spuglio! Qui! Dietro quest'albero. Qui c'è spuglio, c'è uno. Non è vero? Sì, ho visto muoversi. Eccolo. L'ho colpito. Lo vedo anch'io. Sono quasi morto. Porca puttana, come era? Curati, tasti? Metti dietro e curati. Sì. Sono dentro c'è spuglio, Morelli. Non c'è nessuno. Poi questo movimento, non so se sono stupido io. Non lo so, io di nuovo, non ne ho idea. Ah, c'è una gata! Bastardo! Che precisione! Credo di sì. Sì, puoi fare non completare la squadra, comunque. Poi c'è un glitch grafico, allora. Il movimento. Ah, bellissimo, morto. Dove sarà l'altro? Non lo so. Andate a vedere se aveva qualcosa che vi porto. Infatti, un mito. L'ho noccato, eh. Forse lo vedi da qua, era Moro. Forse lo vedi da qua. L'ho visto sopra. Per terra c'era un mirino. Sì, ma non lo grafico. Ok. Ah, che palle è rimasto sopra. Che brutto sul grosso del grafico, porca vacca. Sì, ma non, comunque, Spirito, non mettere in caso il per 4 sul vector qui. Che non si sono le uccide, Morelli. Non marco. Oh, sparo. A dove? Uno è morto lì vicino a voi, eh? Sì. Verso sud. Non so dove, però. Sento di qua. Verso sud, ma non ho capito se è un paura, Spirito, sul ponte. Sì, sono già qui. È sotto da dentro. Ah. Dovevo fare una cosa brutta io. Dovete anche spostarvi, dovete andare oltre il fiume. A me servono le munizioni del. Cosa ti servono? Quelle verdi. Le verdi ce l'ho io. Aspetta. Così sei okay. Un po' scoperto. Ma porca puttana che mi cambia due mirini. Dovete. Qua, prendo il volo. E ho trovato una barca oppure nuotare. Non so quanto è veloce. In realtà qua nuotare. Non c'è spazio nello zaino. Porca puttana. Ma che roba. Che non c'è spazio nello zaino. Così. Però dovete andare. Ma che dolore bestia. Un minuto. Buttati con la bici. Prendi la bici e buttati. Bravissimo. Dici che non mi faccio male. Sì. No, un pochino ti fai male, ma poco. Non ho fatto niente. Ah, ora si è fatto. Morelli, ho io in caso le cose per te. Non ho la beach. Sì. Ho i passi proietti, che ne ho troppi. Occhio, che porca potrebbero vacca. Essere ovunque qui. Però poi mi vino a casa, non so che niente cos'è, sempre 4x2, non so niente. 4x2 è 8. Mi manca un po' la neve in questo gioco qua. Sì. Non la vedrai fino all'anno prossimo. Aspetta, è bello lo snowboard, cavolo. Andate nella stazione di polizia. La macchina della polizia. Si può usare. Sì, si può usare. Si può anche accendere le sirene. Sì, siamo nuovo. Noi siamo dedotti per le strade. Cazzo, hanno sparato. Non ricordate H1. H1 con le sirene. Morelli, che botta nel culo che ho preso. Droppami le munizioni. Dove sono queste qua? Te ne do. Quante ne servono? Un po'? Dammene un po', sì, per il mitra. Purtroppo non puoi prendere di più perché il zaino è piccolissimo. Comunque, lo zaino rispetto tipo a PUBG. È davvero piccolino. Facendo lo sniper non mi serve. Assolutamente è lì nella nostra. Che paura, hai fatto un po' di fuoco, non me lo aspettavo. Attualmente più che altro sto giocando solo questa di Battle Royale, quindi non è che abbia molta scelta. Ma perché ha un ottimo feeling nello sparare, la mappa è bella. Andare. Come facciamo? C'è qualcuno lì nel granaio. Morelli qua! Cazzo, ma dove fare? Eri a zero. Un coglione io, ho pagato. No dai, quanto ho sparato veloce. C'è scritto che gli è andato addosso senza colpi. Sì, perché non ho pagato un fucile. Mi sono dimenticato. 96 che dona 4 euro e dice che coincidenza. Mi sono dimenticato di un fucile, sono un coglione. Il Famas brucia veramente molto veloce i colpi. Li ho sparati tutti al muro. Ma perché comunque il primo fucile che avevo aveva i colpi. Ho sparato ma non è proprio il colpo del primo fucile. Il secondo ok, che non l'avevo caricato, ma il primo... No, io c'ho troppo sensibilità quando con i mirini che non zoom. Sì, ma ho visto che ha smarmellato tutto a destra e sinistra. Sì. Due volte. Tutto, se era più veloce a caricare lo ammazzavo probabilmente perché non riusciva a beccarmi lui. Vai, riproviamo.
Comunque, Legend Killer, probabilmente la mappa invernale la rimetto l'anno prossimo, fanno a stagione. Fanno le season come su Fortnite. In Fortnite sì, c'è anche il pass come Fortnite. E altri giochi. Che bello. Questo cappellino. Ormai il pass alla Fortnite ce l'hanno tutte, anche pubblico ce l'ha. Sì. Rocket League ce l'ha. Sì, ormai ce l'hanno tutte, perché è comunque un'idea buona. Sì, un'idea buona per sfidare i soldi alla gente comunque. No, perché se fai come Fortnite in realtà è gratuito. Cioè lo prendi la prima volta, poi è sempre gratuito. Diciamo che se è fatto gratuito dicono dai, comprati i season pass, avrai più robe. No, però dicono proprio il season pass. Se i punti poi li spendi in quello. Eh beh, quello poi sta a te ovviamente. Ho capito. Uno fa i punti, li deve spendere per forza nel season pass. Vabbè, ma se non, dove li usi tanto? Tipo in Rocket League, dove li usi tanto? Non è che... Vabbè, Rocket League... Vabbè, no, Rocket League... Non puoi prendere... Ci puoi prendere il pass su Rocket League? C'è il pass? Cioè il... Sì, c'è il pass di Rocket League. No, ma dico, puoi prendere... Con i punti che fai puoi prenderci il pass? Non mi ricordo. No, credo che lì sia solo Fortnite. Quello non me lo ricordo. Dicevo quello, cioè inutile che mi dici è gratuito perché tanto poi con i punti che fai puoi prendere il pass. Ho capito, ma... Che cazzo vabbè, mi ma serve perché... allora i punti che faccio? Ma perché ogni pass ti prendi un botto di oggetti. Te lo... ti bastano quelle del pass, cioè alla fine... Cioè, se tu giochi tanto a quel gioco, tu ogni season ne paghi una, poi siccome ci giochi tanto ti prendi i punti per quella dopo e quella dopo e quella dopo e quella dopo, ti fai che 200 skin. Comunque su Fortnite devi forza spendere a soldi per almeno una season. Devi la spendere prima sì, per forza. Beh, all'inizio sì, per forza. Ovviamente è stato fatto per prendere altri soldi ai giocatori. Però alla fine ti danno un botto di oggetti. Per cui se giochi tanto, vabbè, ma è come guarda i giochi della Super 6. Comunque sì, ha detto Korn. Se fai 110 livelli del pass, è abbastanza chiave da comprare il pass successivo. Sì, li fai tutti quindi. Sì. Beh, ma guarda, la scorsa Fortress season io ho giocato 3 volte, ero al 17, 11, no, 11 ero. Ho giocato 3-4 volte. E 110 se ci giochi abbastanza, no, che è un gioco che gioca... Ovviamente se ci giochi ore al mese, è normale. Chiaro, se prendi il pass e ci giochi 2 ore, perché hai preso il pass, mi anche Fortnite, tu comunque devi giocarci. Io infatti il mese scorso l'ho un po' sprecato con le Rocket League, perché potevo sbloccare un sacco di robe e non l'ho fatto. Sì, esatto, infatti ho preso intere. È come Rainbow Six alla fine. No, Rainbow Six il season pass, quello lì, però però se giochi tutto l'anno, volendo... li sblocchi tutti i personaggi nuovi. Si giochi costantemente tutti i giorni, tutto l'anno. Ah, andiamo. Cazzo, sì, Sì, ci vuole. Andiamo a Seafood Market, però... non siamo mai stati. Puoi comprare le differenze, non per dove? Forza il gioco a per Seafood il pass Market, per Inter. Io a destra. Ok. Sì, anche Rainbow Six, però Rainbow Six è più... È molto. Cioè, sono DLC quelli... Sì, è più un DLC, effettivamente. Ma il discorso secondo me è sempre però quello. Se giochi a quel gioco, ha sempre senso. Perché tanto ci giochi e ti sblocchi quello successivo gratuitamente, ti sblocchi un sacco è di skin. È ovvio che il primo sarà pagamento, perché comunque ci devono guadagnare sì, anche loro. Sì, e per subito gratuito e non pagare i punti del gioco, io per Rainbow Six, semplicemente per quello. Sì, a velocizzi, semplicemente. Ringo Felizio un po' battere pubblico, che se non lo spammano... Se non lo spammano, Ringo Felizio non può battere PUBG, però... No, allora, potenzialmente sì. Guarda, ne parliamo questa sera, a sto punto, di questo qui, di PUBG. No, stiamo un'ora perché... su questa cosa. No, non parli in generale questa delle cosa, battere, visto che parliamo... Se parliamo di giochi, era questo qui una, ah beh, è un argomento sì, buono. Non ti sta, un punto sì, ottimo. Non mi ha caricato. Domanda per stasera. Che... No, perché me la chiedi adesso, scusa. Risponderemo per stasera, risponderemo. Le battere royale sono giochi di merda. Questo lo voglio stasera. Ma il genere, ma vedo tutto, è tutto, sì, tutto il genere, tutti i giochi di deve caricarti il texto. Aspetta, visto. Vabbè, sì, quello green, possiamo parlare di quelli che sono usciti finora, però dire le battle royale sono giochi di merda. Beh, tutte le battle royale che sono uscite finora, quelle sono, non è che ce ne sono tante. Purtroppo è sempre da non vedi, ho preso adesso, questo Mitra quindi... e me l'ha raccolto ancora no. Comunque la migliore battle royale rimane ancora no royale, adesso. Comunque, secondo me. Molto bene. La così royale. Ma anche sei laggando, Marco. No, sta caricando le texture. Totally Accurate Battleground era bello. Però è morta subito. Che cosa? Totally Accurate Battleground. Era... Vabbè, ma quello lì era... Sì, ma era una però cazzata. Era, era chiaro che morisse subito. Era una cosa di... Era una bella scherzo, era. Non lo prendo. Ho fatto un per 4 di nuovo subito. È veramente un... un rigolo di feci. Allora. K12. Tiri. Sono dai pescatori. Ma c'è il granchio nella testa di Yezer. Come? Non ho capito. È un granchio gigante.
sopra la tua testa. Non è vero, c'è un pesce. Ma quanto durerà il Ring of Elysium? È veramente difficile da rispondere, perché non credo sia mai partito, quasi, purtroppo. Adesso un po' con la nuova mappa, che mi pare un paio di streamer famosissimi l'hanno fatto. No, l'aveva fatto, chi l'aveva fatto? Disrespect. Disrespect. Si è fatto Disrespect, ha fatto Ring of Elysium, però non mi sembra molto convinto. Altro, ho visto Disrespect che ha iniziato a fare Swifties, non capivo un cazzo del gioco. Era lì da solo che non riuscivo a muovere. Che dici? Invece è una macchina nuova? No. La macchina della polizia. È rubata, purtroppo non mi piace. 10 minuti di attesa, la partita è avviata, che non ho fatto giocatore, quindi direi che Total Accurate è morto. Ebbene, Cuisine Royale invece. Cuisine Royale era bello, ma a me non divertiva giocarci Cuisine. Mi è divertito la prima volta, la seconda era, poi un bel sistema di sparo, era una cosa, almeno era una cosa particolare, molto. Sì, era una cosa banale. Mi piaceva molto giocarci Cuisine Royale, c'aveva tutte le stronzate, c'aveva dentro. Sì, dai, prendo questo, faccio solo questa roba qua, faccio. Tiè. Allora, c'ho la posta. Che brutto mirino. Video su Crozza? No, video su Crozza. È un mirino di merda. Ah. Perché è tutto sto altissimo, sta. Bomberman. Cosa? Non è vero, Korn? Sono io dog qua. Noi abbiamo detto i giochi... Molti giochi... i giochi che facciamo noi partono sempre un anno dopo di quando li facciamo noi. Dipende. Con una Battle Royale può partire subito. Un anno dopo. Se e poi, subito, e poi voglio dire. Più che altro, se io non conosco quel gioco perché nessuno lo fa, A parte che cioè, noi li abbiamo scoperti. Noi siamo i Pippo Baudo dei giochi. Ah. Cazzo, potevo anche chiamarsi così anziché Termosifoni, scusami. Capito. Prova divertente, Termosifoni. Pippo Baudo dei videogiochi. 5 anni fa non ci hai pensato Morelli, quindi. Eh no. Perché non eravamo. Vabbè, c'è un auto della polizia, facciamo una gara. Ma che l'elicottero? Due auto della polizia. Ah, l'auto. Capito, un elicottero. Ma che non gli... Ah no, no, non c'erano gli elicotteri. Dove erano gli elicotteri sulle... Ah, su quella di Cotto. Ma perché poi non sentiva sirena sto cavolo di gioco qua? Dai, è voglia. Adesso no, con l'armatura superior sia almo che... Almo superior che Spider-Man. No, non si attiva la sirena, magari c'è il tasto. Claxon, non c'è il click sound. Claxon. Fortnite l'abbiamo portato quando ancora era un gioco tasto. Vero. Sbagliato tasto. Era un gioco con malissimo. La trama e tutto, e poi l'hanno fatto tutti. E noi l'abbiamo partito al day one con Karima e anche gli altri. Se un gioco non va su Twitch vuol dire che non è giocato. La beta preview granché, di pubblico però... abbiamo fatto, è vero. Cioè, che non è giocato granché vuol dire che è un gioco del cazzo. È... Anche, ma poi anche per, semplicemente perché quando noi, quando noi abbiamo iniziato su Twitch ancora non c'erano tutti gli youtuber che erano passati su Twitch, c'eravamo solo noi e pochi altri. Morelli, ti ho sgamato. Siamo veramente tra i più vecchi di Twitch. Su Twitch siamo tra i più vecchi noi comunque. Sei scemo? Noi Karim, sì. Gatto. Ma spegnile però, deficiente! Quante? Non trovo più armi, niente, ho solo questa. Perché ho tutto questo, dice, di armi, ecco perché questa scelta. Manca le serve private di pubblico. No, non ho detto che siamo i più vecchi, Gatto. Senti famous. Bene, ho detto tra i più vecchi. Il Famas? È meglio il Famas. Siamo tra i più vecchi. Siamo tra i più vecchi, poi non siamo i più vecchi. Ma sì, Gatto, ho detto tra i più vecchi, ho detto i più vecchi. A parte che molto più vecchi, sì. Karim credo che l'abbia un aperto anno, lui. Un anno e mezzo prima. Ancora quando si chiamava Justin TV era iscritto per i porno. Sì. Però una prova ha iniziato a streamare quando era già Twitch. Sì. Sì, non mi ricordo quando c'è stato il cambio. Anche perché prima non credo si potesse... No, ma non mi ricordo quando c'è stato il cambio. No? Sì, cioè in che anno, 2010 o 2011. Non so, no, Karim è iniziato nel 2012, no, nel 2011 mi pare. 2012. Fine 2011 mi pare. Quindi il cambio sarà stato l'anno prima. Guarda che il 90% della gente che c'è adesso su Twitch c'eravamo prima noi, probabilmente. Prende sì, non lo so. Sì. Chi è che rimane? Prima di noi c'erano Curolili, c'era Terenas. Paolo Cannone, Paolo, che aveva pochissimi. Mi ricordo che quando lo guardavo che giocava LOL aveva 90 persone, Paolo. E adesso ne fa 2000, 1000, cioè... 2000 adesso? Oh. Beh, è capitato. Marco, È capitato, beh, è capitato di vederlo a 2000, Paolo. Magari in alcuni eventi speciali. Probabilmente c'è gente che anche... Chiaro, non lo fa sempre, però... Speciali, Marco, che noi abbiamo più del nostro numero. Vabbè, fa appunto. Una volta, però. Vabbè.
Beh, da 90 persone farne 2000. No, Twitch non è stata di Amazon. Era stata di Amazon. Da due anni, da quando c'è Twitch Prime. Due anni di Amazon. No, non è vero. Sì, sì, l'ha comprato e ha fatto Twitch Prime. Un mese dopo. No, Goizy è arrivato dopo, ragazzi. Goizy è uno quasi degli ultimi arrivati. Goizy è uno dei più recenti. Un bel botto comunque. Pensa due anni con Goizy per me è ancora uno streamer recente, per quanto mi riguarda, sì. Perché è un anno e mezzo. Un anno e mezzo, due forse. Noi siamo un quarto recente. No, ma gatto, no. Almeno tre quarti recenti. Noi siamo due quarti anziani, se mai. Anche tre quarti anziani. Tem saranno due anni già? Ma due anni considerando che noi abbiamo iniziato 4 anni. No, quanto abbiamo iniziato? 5 anni fa? No, 4 anni fa. 4 anni fa, sì. 4 anni fa, sì. Allora, 3 anni sicuro, Sam? No, se c'era. No, magari c'era, ma magari faceva. Sì, ma magari c'era. C'era, ma magari non era. Che magari non lo conosceva nessuno, semplicemente. Non è che. No, due anni fa. Non puoi considerarlo. Fare una live ogni 3 mesi. Sì, ma ha detto Shooter che sono 2 anni. No, 2 anni. Ha detto Boise, ha detto quindi. Fido, insomma. Sì, sono due anni. Ma che cazzo io avrei fatto? C'è una persona lì! Dov'è? È lì, è lì. Davanti a noi, qua, Max Istra. È lì con la bici era. Veramente? Sì, si è passato accanto. Stanno sparando. Sento, ma non vedo. È lì in fondo, No, beh, Karim è iniziato molto prima di noi, sì. Karim ha creato anche a noi. Accanto con la bici è passato comunque la persona. Karim era praticamente 2012, Quindi. Gamma safe, Mark Morelli, lascia perdere la persona. Karim ci ha creato a noi, quindi figurati se non ero prima di noi. E noi abbiamo iniziato agosto 2015. Andiamo. Poi noi abbiamo iniziato, anche da lì abbiamo iniziato subito con 300-400 persone, perché appunto avevamo già il canale YouTube. Poi eravamo sempre in live da... Su Twitch. Aspetta, adesso ho sbagliato. Farenza quanto è su Twitch? Ma Farenza non puoi considerarlo, perché comunque Farenza fa una live ogni 3 mesi. Cioè non è di Twitch. È un occasionalone. Ma comunque è arrivato dopo di noi e di Karim. Sì, poi neanche tanto dopo, sai? Sì, non tanto dopo, ma vabbè, faceva la live la domenica. Che trucco che ho fatto! Bravissimo! Pixeloni della vecchia. Siamo andati avanti un anno e mezzo con i pixeloni. E fare solo un gioco. Un anno e mezzo, vero? Poi vabbè, su... E fare solo un gioco. Prima di Twitch, noi che giocavamo così assieme, era già da... YouTube ce l'abbiamo da molto prima. Da un anno in più. YouTube da un anno in più di Twitch. Sì, più o meno, sì. No, ma dico proprio tra di noi, anche prima del canale ancora, YouTube, sì. Noi eravamo qua assieme su TS. Da un anno e mezzo, sì. Dal 2012. E da quando Karim faceva le live. Esatto. Da qualche mese dopo. Dire. Dovevo tutto cagare queste armi. Non so no, ma la gente che arriva da YouTube per me non è una cosa negativa. No, non è una cosa negativa. Era giornaliero. Ma invece è una cosa negativa, va bene. Morelli, vaffanculo. Cioè, portano più gente sulla piattaforma. Poi se quella gente ti vuole seguire o meno, faccio solo loro per me. Guarda, io però porta più gente sulla piattaforma. Sì. Era veramente giornaliero TTT ed era veramente figo. Quando facciamo una live al giorno facciamo solo TTT. Anche perché eravamo più per tutto arrivare. Che non so come faccio. Che trituramento, ragazzi. L'ho visto forse rinforzo. È dietro al sasso. Porca puttana, ho beccato un sacco di volte e poi sono Perso. Tiro su F. Ok, morendo pochissima vita quello là. Sono lì. Io l'ho colpito, non è vero che pochissima vita. L'ho buttato giù. Volte in pieno, porca vacca. Ho buttato giù. Un altro ce n'è. Sì, dietro. L'ho ucciso. Dietro la casa dove sono io. Marco, devi tornare. Grazie mille. No, sono di nuovo. Adesso sei vivo tu. Sono terra di nuovo, non so perché. Hanno tirato una granata? Sì. C'è uno dietro la casa. Non la vedo. Non lo vedo. Qua, adesso io rimarco. Ho sentito dei rumori strani. Eccolo, l'ho visto, era qua. Ok, vai dietro. Mamma mia, sta per buttare giù. Dentro la casa. Sta per buttare giù, vado a curarmi. Mi ha buttato giù. Ma il pelo mi ha buttato giù, porca vacca. Esprit, vieni a tirarmi su. Ragazzi, se venite a tirarmi su, sono dentro io. Sempre un altro. Mark. Vado verso Marco, vado. Rischio. Cazzo qua! Vabbè, è lì. Ma scusa però, ho appena fatto gente da casa, c'è nessuno. Che palle. C'è anche gente che fa Twitch solo per i soldi. Ma in ogni cosa c'è anche lavoro, gente che... C'è per molti. Vabbè ragazzi... Anche noi lo facciamo solo per i soldi. Ragazzi, cioè, direi che c'è... È quello anche se... È chiaro ragazzi, è anche un lavoro. Lo fai anche per quello. Non è che facciamo per i soldi, voglio essere una cosa brutta comunque. Noi lo facciamo in questo modo.
Lo facciamo in questo modo solo per i soldi, altrimenti non lo faremo così. Lo faremo diversamente. Lo faremo come ci pare. Cioè. Esatto. È un lavoro. Poi, chiaro, c'è la passione, c'è il divertimento. Beh, ovvio, se no non si partirebbe neanche. Non riusciresti a farlo. Però, ovviamente, se ti fai il programma fisso con tutte le cose, eccetera, lo fai anche perché è un lavoro. Soprattutto perché è un lavoro. Soprattutto se fai, se scegli le ore per bene, in base alle persone, in base agli orari. È normale che si fa per soldi, altrimenti non sarebbe un lavoro. Cioè, semplicemente, proprio. Lavori per prendere i soldi. Poi, chiaramente, ma io solo per i soldi, Marco. Noi abbiamo iniziato che non prendevamo una lira perché lo facevamo così per divertimento. Poi, quando sono iniziati ad arrivare i primi soldini, le donazioni, eccetera, ho detto, ok, sta diventando una cosa seria, organizziamoci meglio. Ma anche per voi, per vedere una roba fatta bene, cioè, altrimenti non... Anzi, guarda, grazie a Loris e Radex che oggi hanno donato, perché se no io stasera la live non la facevo. Ma infatti... Con un altro lavoro diventa difficile investire tempo. Certo, perché hai meno tempo. Eh sì. Vabbè, chiaro. Sì, in realtà. Perché noi che siamo in quattro magari c'è un macello. Ma se uno fosse da solo, dice lavoro magari, che cacchio ne so, fino alle 5 di pomeriggio, può dire poi la sera di streamare, come faceva Sam. Sam all'inizio lavorava e streamava. Cioè, se una voglia e vuole farlo, può anche farlo. Non diventerà una cosa di mai fa guadagnare un sacco di soldi, però se gli piace può farlo comunque. Beh, ma ci devi investire, chiaramente, tempo, andiamo nell'isola, anche denaro, perché ci investi pure denaro, non è che... Vado qui. No, ma allora, quando uno lo fa solo perché vuole avere un guadagno e non gliene frega niente di nient'altro, comunque si vede, ragazzi. Sì, sì. Che non sa neanche di cosa parla quando gioca. Io ne vedo un sacco, non faccio nomi, che non sanno minimamente di cosa stanno parlando quando giocano ai giochi. Non sanno niente, giocano solo perché ok, arrivano le donazioni, gioco del momento, magari. Cioè, è veramente si vede quando uno fa così per ma quelli lì comunque non durano neanche tanto e non hanno neanche il pubblico. Per esempio, noi notiamo che voi siete molto fidelizzati con noi perché abbiamo un rapporto proprio. C'è un rapporto, si parla, si chiacchiera alle fiere, eccetera. Quando gli altri non ce l'hanno, lo fanno solo per i soldi, si vede subito. Allora, perché ma siamo compenetrati. È sbagliato dire anche che ci vuole solo la passione per i videogiochi, perché in realtà devi avere anche passione per l'intrattenimento e tutto, perché sì, un po'. Se hai la passione solo per i videogiochi, videogiochi e non fai streaming. Esatto. L'ho sparato con la pistola. Dov'è? Però ho notato che stiamo incontrando poca gente, ma la poca gente sono gente vera. L'ho ucciso, morto. Ok, è morto subito. Ok, da solo, poveretto. Trunz. Morto tutta la vita con il pompa. Ma che? Glietzer, hai fatto di ciularmi le case? Ho pure salvato la vita, l'ho rotto. Ma guarda te, salvi la vita, grazie. Grazie Frappezzi. Grazie mille, 2 mesi. Bentornato. Poi noi giocheremo fuori dalle live, comunque si gioca, cioè ci piace fare quello che facciamo, si videogioca, eccetera. Come fa a salire la scala? E io, FIFA, Pro Club, ieri abbiamo finito la live di FIFA. Abbiamo fatto altre 3 partite. Siamo andati a giocare per i fatti nostri con Core e gli altri su TS, cioè... Noi giochiamo perché ci divertono tantissimi giochi. Stai un po' altri... un discorso, Marco, tipo... stai un po' casinando, stai un po'... Perché? Perché cosa ho detto, ragazzi, di sbagliato? No, non è sbagliato quello che hai detto, ho detto che ti stai prendendo un po' il filo del discorso iniziale che è partito. È morto. No, perché no, un ragazzo ha scritto, Elin ha scritto in chat, mi dà fastidio quelli che lo fanno solo per i soldi e non per la... cioè, perché non lo fanno per passione, eccetera, e stavo dicendo di quello, cosa ho detto? No, che poi si è partito con il discorso della... se uno se videogiochi e basta, non streama, poi si è partito con... Noi dopo se i videogiochi giochiamo, basta non stream. Ma che dici? Non i videogiochi non... cioè, gioca e non c'entra lo stream, come intendevamo. Che non è solo la passione che serve. L'hai detto te prima, Marco, L'ho detto io. L'ho detto io. Comunque, ma no. Era una piccola parentesi quella, non era... Niente, hai scritto un ascolto. Dobbiamo andarcene perché qua non c'è... No, secondo me ascolti stavolta, Marco. Ascolta, non ascolta mai. A te. Mentre eri in live, gatto, abbiamo fatto 3 partite a FIFA. Poi dopo c'era Adrian, perché quello è una nostra grande passione anche. Ma... porca palle, Adrian, guarda, io non ho parole, Morelli. L'hai visto, Esprit? Sì.
Quando mai che non ci sei mai? Quando ci sei visto? Mai? Ecco, lui lo fa solo per soldi, non c'è mai. Esprit non gioca mai, non gioca mai con noi, ma mai. La lezione mi sono ascoltare altri. E allora che bel capito? C'era il però stai uscendo un attimino dai binari, se per favore tu. Sera c'era il silenzio lezione perché stavo cosa c'entrava la scuola adesso? Stavamo parlando di videogiochi. Vedi che non sai tenere un argomento. Marco, se devi rompermi i coglioni, ti fa pipì a me, non è buono lui, guarda, sempre così. Come sempre in solitario. Ho sbagliato i calcoli. Sono incastrato, aspetta. Io ho ancora la pistola, comunque. A me non sta simpatico questo, lo odio. Vedi un po' te. Questa è una macchina, la rompo. Ma bastardo, la mia. Lei voglio andare in bici, cos'è la macchina? Ma appunto non è ecologico. Un veicolo, Marco. Ecologico, ecologico. Cos'è una macchina e un veicolo? Vabbè, sta di fatto che... Io andrei via. Gli altri streamer sono tutti merda. Ma tutti. Esprit è il primo, tipo. Sì. Io sto guardando gli altri alle fuori di pace. Volete un per due? Ma tutti abbiamo streamer che non sopportiamo. Io so degli streamer che non sopporto. Non vi dirò chi, però ci sono. Pamoro, c'è un MP. Ma che ce ne faccio? Un Esprit. La pistola. Ma non è vero. Buono, scusa. Volevo un fucile d'assalto, qualcosa che facesse danno. I silenziatori, che paura. Aspetta, facciamo così. Ma avete rotto la finestra sopra e i cocci sono caduti attraverso il muro? Non lo so. Niente, qualcuno ti ha rubato le munizioni. Un gommone, amici. Marco mi sa che non sta ascoltando, secondo me. Cosa ho fatto? Io no, dobbiamo non andare via. Non ero neanche vicino. Ma non ero neanche vicino a loro. Ma sì, ci sei passato sopra. Morelli! Sì, l'ho preso io allora. Anche perché c'ho un botto di colpi che prendo, ho trovato 18 milioni. Ma è lì? Devo fare manovra. Come possiamo salire comunque da due? No, infatti da due quella. Cazzo vuol dire non che da due? E beh, i prigionieri come li porto? Voglio andare non con la bici. Quella è per l'inseguimento. Io vi seguo con la bici. Li prego poi. Tanto da due. Dove poi non fa elettrica. Ma dobbiamo andarcene via. Tantissimo sud. Sì. Gulen Bones io lo voglio giocare. Sì, sono curioso anch'io. Fatti Soros, prima poi li porteremo. Sono nostri. L'abbiamo fatti l'hanno fatti l'altra volta, io purtroppo non stavo bene. Sono di gatto, i fatti Soros sono nostri. Diciamo questa cosa qua, più o meno. A parte che sono di gatto. Buongiorno, Marco. Ho detto, sono di gatto, Esprit, ti stavo dando ragione. Me rompi balle, sempre, Esprit. Marco, devi ma fortuna che non viene a giocare con noi la sera, altrimenti lo cacciamo. Ah, veramente, porca troia. Marco? No, ti odio, Esprit, non è che... Cioè... Ah, va bene, andami dei 2000 euro. Che triucco che ho fatto! Quanto sei salito in alto! Sono anche spaccato sulla parete e mi ha tolto la bici! Lo faccio anche io! Aia. A te non ti ho tolto la bici! Che fine ha fatto il canale di commentazione, cacchio, il canale di commentazione! È sempre di gatto anche. No, non è vero, quello lì è di tutti, in realtà. Sì. È un po' di tutti, quello lì. Cioè, poi l'ha creato gatto, però è di tutti. Quello. E dovrà rifarlo... E poi dopo ci siamo ripersi, prima di Natale... Ci siamo dimenticati proprio, cioè io personalmente mi sono proprio dimenticato. Andiamo, siamo molto oltre nella safe. Fammi prendere il grod. Ma sta piovendo adesso, mica mi sono accorto. Stia piovendo. Sì, sta piovendo. Ma guarda che a me quei canali... E che a parte che ci segnalavano anche i video, che palle. Come ti segnalavano? Perché giustamente prendevi i video degli altri. Beh. No, mi rimi. Ci sta, per carità. Ma piove, vero? Gatto vi ha dissato, ma Gatto dissa sempre, quindi va bene così. Vorrei sì, Gatto proprio, sa fare solo se quello, se non dissa, è solo tutto Gatto. Sì. Ho un problema io. Ora li viene mano? No. Cazzo, una mano per cosa, Esprit, scusami. Incastrato. Ma ti sparo, Esprit, a te oggi, Guarda che sei in cima. Sono aperte queste, ma io non ho un mirino. Non ce l'ho mai il mirino. Bello. Ma ce n'è uno olografico. Bello. Credo non te ne fai niente. È meglio del cazzo. È già tutto aperto, dipende, sono gusti. Ma dobbiamo andare ancora via, ma che rottura ti parla? Ma è molto... Vediamo sta macchina qua, prendiamo. Marco, ciao, buonasera. Buonasera. Volevo rompere anche l'altra finestra, ci tenevo particolarmente. Questo non so particolare. È un nome, cos'è, greco? Sì. Questo Paxson è tremendo comunque.
Parla di crossover di Sea of Thieves. Gatto, confermi? Con le gomme. Ah, Marco! Sei scemo? Ma c'è un veicolo qua. Oh, no, ok. Io voglio andare in bici. Merda, ma è pieno di veicoli. Guarda Brumotti là sopra. Incastrato con la bici. Ciao Marcus. Ciao Marcus. Ha sparato. Mi stanno sparando a me, sì. Non è se così vicino. Oh, andiamo, andiamo nella sala. Sì, dico, mi stanno sparando a me. No, dico, ma se tu spari vicino a me io. È pieno di veicoli. Ah, Eren, perché l'ho capito adesso di Eren, Marcus. Che c'hai il meccanismo tridimensionale lì per la salita. Corro, 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 corro. Porca, ma che sasso! Male. Hanno sparato! Hanno sparato una bomba, però forse la macchina rossa, bastardo. Ma non sono in macchina, sono in bici. Ma non ti giovedì, giovedì punto mi sono schiantato. Vuoi? Sperando che non mi laghi come lo schifo. Sono, sono qui, sono qui nella casetta, vedere, sono. No, farò un test. Dove? Sono qui, davanti a me. Ok, arrivo. Ma che quanto si sta in sti alberi. Ciao, Ornellona. C'è uno, Marco. Mi sono fermato, infatti. Dov'è? L'ho colpito! Con questo meteo non si vede un cazzo. Vedo, eccolo! L'ho colpito di nuovo! Comunque. Moro, attento, non mi passare davanti. Eccolo, è qui dentro. L'ho colpito un'altra volta. Ok, terra. L'ho colpito 3-4 volte. Morte, sì, morte. Ho colpito, io te l'ho colpito, Morelli, prima di buttare giù. Anche Marco. Cioè... No, io l'avevo colpito 3, almeno 3 volte. Safe. Ciao, l'ho colpito con il silenziatore. Ha un medikit, Morelli, dimmi che ho un medikit, non ho niente io. Sì, ce l'ha. Ah, ha sparato. Hanno sparato un'altra volta. Almeno un medikit, porca. Jezzer, hanno sparato a te, mi sa. No, aglia, sì, aglia davanti a... Aglio. È caduto Jezzer. No, perché sei da solo, più che altro. È veramente troppo lontano, Jezzer. Andava alla safe più che altro. Cazzo. Saranno al bordo della safe loro. Lì ce l'hanno. Io non ho, così. Non ho tutte queste munizioni. Adesso siamo andando dall'altra. No, dobbiamo tirare su prima. Lizard, probabilmente se non è scoperto. Eccolo, è qui, è qui. L'ho buttato giù. Non è vero, mi ha buttato giù lui. Come ha fatto? Ok, l'ho buttato giù. Ma lo tirami su subito. Prima a me, Moro. Se qualcuno sto vedendo, arrivo. Cazzo, mi ha sparato. Ti tira su lui dietro. Vai. Quanto ci ho messo a cliccare qua? Il pulsante. Ho premuto F dopo 10. Io non ho più niente, però, ma porca miseria. Niente, mi sa qua. Non so. No, non dovrebbe togliere. Siamo nella... Cosa? Ah, merda, mi devo curare veloce. Vedete velocemente anche nella save. Ma l'ho visto. Ha sparato, Ha sparato qualcosa che mi ha sparato a me. Sì, sì. Il mio occhio. Siamo salvi? Enzo? Ok, qui sono full beat. Ok. E la... Ma dove va? È lì, Marco, eh? Dove sei andando? Ma ha buttato nella... E qua è. Nella morte. L'ho piccato. Ma è un bot. Ma era immobile fermo in piedi, scusa. Ma no, è dietro l'albero. È un coglione allora. No, perché è appesamente fermo, eh. Ok, l'ho colpito. Senti, senti un cecchino devo darti, però. L'ho colpito anch'io, col cecchinone. Vieni almeno però... che non lo vedo. Io avrei invitato Enzo Salvi, avrei una voglia matta di menarti, ma non lo farò. Vado via adesso, bastardo. Oh, ancora colpito, non è ancora morto, eh. A prenderlo, mi sono. Eccolo. Scappando. Santo cubo. L'ho colpito un'altra volta. L'ho colpito bloccato. Caduto. No. E spara ancora. Stavo cercando di ucciderlo. È lontanissimo il spawn, però non capivo. In curo. Cioè, vado a ucciderlo, che mi serve della roba. Accanto a me, ma sentivo lo spawn tipo dal parto opposto della mappa. Safe... La safe è qua vicino. Non serve roba, aspetta, aspetta c'è per caso un medikit 1 ce n'è. Un fucile che non sia MP magari da vicino. Medikit, c'è un cecchino, me lo prendo che non c'ho niente. Marco, tu ti hai preso? Cosa ti hai preso? Ho preso il cecchino, non c'ho niente. Okay. Questo... questo direi, sto punto a posto un MP. Coppia, 556 che non ci sono, perfetto, mi prendo l'MP. Posso metterlo questo? Questo lo posso mettere? Questo non lo posso mettere? Marco, hai preso entrambi i medici che ti hai preso? Quelli piccoli ho preso anche, se vuoi te li ributto. Sì, quello medio, dico. Quello medio ce n'era uno, l'ho preso io, sì. Ah, due ce n'erano, scusa, chi ha preso? No, l'altro non è possibile. Chi è che ha preso di voi due? Esatto, non andare avanti. Vabbè, ne ho comunque due, te lo do, sì. No, ne ho, uno io, volevo prendere uno in più, ce ne avevamo due, ne avevamo. E allora niente. Aspetta, allora, che cacchio. Tieni. Guarda gli Ezra, avete trovato un medikit, tutti stronzi? No. Ma io non mi ricordo che ce n'erano due, io ne ho visto sempre uno. Non ero neanche lì, ne ho visti due dentro lo zaino del tipo. Sarei pazzo. Perché uno ce l'avevo da prima che l'ho preso all'altro, quindi non è possibile che l'ho preso adesso. Non lo so, ma anche se è buggato il gioco allora.
Anche perché altrimenti non mi sarei potuto curare di questa vita. Qua. Mi hanno colpito, ragazzi. Vieni dentro, vieni dentro. Dove? Perché sei andato? Sei rimasto fuori? Stavo da dietro a caso. No, da sinistra. A sinistra. Servono. Ti quindi servono fuori la semplice. Ce l'ho, ce l'ho. C'è uno zaino qua. C'è un cacchio. L'ho visto! Dov'è? Sto prendendo sicurezza. Qua! L'ho colpito in testa, no? L'ho buttato giù. Ok. Ok. Aia, mi hanno colpito! Non so da dove, non so da dove. Sopra la roccia sono. Dov'è? Non lo vedo. Sono sopra la roccia. Ah, non pensavo. Mi sento sparare anche un po'. Scusate un attimo, adesso vi ringraziamo, ragazzi. Gabs. Come si pronuncia? No, non si può. Siamo grazie mille, Gabs. Ah, vedi? Come? A 21 per alcuni stati. Eccole qua. L'altro è qua. Un attimo che mi sto curando. L'ho colpito nella fante. M'ha preso. Marco, vieni dietro. Preso. Mi sono provato a allontanarmi, ma ero dentro. Vieni da noi, vieni verso. Arrivo. Noi. Tanto mi sparerà sicuro. Ok, l'ho colpito. Demoro, veloce, mono. 4, 1. Niente. Dai! Marco. Dai, ma come 4-1? Scusa. Mi ha tirato un'altra granata, mi ha tolto tutta la vita. Ma che sfiga. Dai, abbiamo qua. Lo vedo. Dai, là. Porca vacca, da 96 ho visto 4. Io avevo un cecchino, Spirit Moro, se volete. Ho preso il cecchino io. Sono colpi. Sì, anche io. Liezar, tu ce l'hai? No, infatti. Perché sei uscito? Perché sei uscito? Che perché idea? Sei uscito? Era un'idea veramente terribile. Devo pure un attimo i morelli. Ah, mi hanno colpito appena mi sono affacciato. Spirit, dobbiamo andare. Io la campererei un attimino prima, 30 secondi. Ma c'è un buco, come si può fare dal buco comunque, morelli? Potete salire ancora? Forse potete salire ancora, ho visto una scala. O forse sono pazzo. Uno sopra. C'è uno sul tetto. Dov'è? È sopra il tetto. Sopra sopra? Proprio? Sì. Proprio sopra di te, Ira, Come fa se faccio io? Io devo curarmi. Tanto fuori si stanno uccidendo. 10 secondi, 5 secondi. Io partirei con la bici a schioppo. Sì, è qua safe comunque. Beh, dobbiamo andare lontano da qui, c'è la gente. Porca merda, subito. Hanno subito 10 HP è morto immediatamente. Vai, Urvo. Era Urvo. Proprio qui. Atto, davanti a me. Porca vacca, ma che impescato. Ma deficiente. Ma non mi ha preso. Curati veloce, se riesci. Ma c'è neanche dietro, mi sa. Che dietro, dietro. Sono ovunque, tanto adesso. Se uno diceva che stanno guardando. Ti stanno guardando tutti, non sparargli. No, non ci spuglio. No, era un albero quello in cima, che culo. Chi è? È quello di prima che ti sparava, Esprit. Riprendi la bici, Esprit, vai via. Aia. Spara quello là. Non lo vedi, sì. Manca solo un pelo. Me ne vado. Non sto andando, ok. Corro. Corro con la bici. Sul bordo della safe. Vai su montagna. C'è uno lì! Ezzar, c'è uno di sinistro sul sasso. Non è vero, non mi becchi, bastardo. Dai, chiudo duro, vai Esprit. Dai, curati. Hai capito, non ho più medikit io. Le bende. Ho capito, ci vedo due anni con le bende però. Ho capito, sei quelle, sai, non è che sputa nelle ferite, cosa devo dire? Non esagerare che poi arriva, se no. Infatti sta arrivando. Qua sopra. Secondo me no. Sì, ho sentito. Sì? Sì. Era tipo col deltaplano, qualcosa col rampino, una roba del genere. Dai, vero, il rampino, eccolo. Bravo, l'altro, vai sull'altro. Bravo, me sta sparando in cielo, non so com'è possibile. Non so come ha fatto non beccarmi comunque. Avevi più copertura, tu. Sì, è vero. Sì, sono messi sopra un sasso, effettivamente. Prendi solo i medikit, magari. Sei i medikit, questo qua, porca puttana. Veloce. Aspetta. Fare le munizioni al volo se riesci. Lo prendo le mie munizioni. Guarda, il giubbotto che mi ero distrutto. Lo prendo le munizioni, il cecchino. Ok, sei abbastanza visibile. Ah, MP, cazzo, non ho munizioni. Ma sono incassato. Ma dai, vai, salta il sasso. Quanto ci vuole saltare un sasso? Non c'è un'altra arma? Questo è.
No, non posso più vedere che c'ho tutti questi cazzi di attachment di merda. Via, 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 via. Tutto questo attachment di merda. Via, via. Viva i tubi, testicolari. Mi tengo 9 mm che è fortissimo. Altri 3 secondi e muori. Ecco. Mi tengo 9 mm che è fortissimo comunque. Da... Dove devi andare? Devi andare verso il su. Sì, devo andare a fare in culo, Morelli. Oppure mi curo. E ora guarda che vai a fare in culo. Pedale, pedale, sì, devo pedale, sì. Dove devo... No, vado a strada. Vabbè. Puoi scavalcarlo questo, dimmi che sì. Ah, ok. Questi sono dei... Non, attento a non correre troppo spavaldo qui che... E devo, Marco, andare spavaldo. Vado nella safe e aspetto lì piuttosto, sì, però... Ah, già che non sei nella safe, sì che devi andare spavaldo. Titti, tittiri... Così, meglio città. C'è il campanello da bici? Non c'è il campanello da bici. Io non lo suonerei adesso il campanello, anche se si potesse fare. C'è una graziella che se... Ho avuto quello che ho guardato due comunque non erano così bravi a sparare. Perché bastava davvero che miravano lì dove io stavo per sbucare. Magari non ti hanno neanche visto. Stanno sparando a destra, stanno sparando. Guarda, prendiamo un frega niente chi spara e dove. Sentito. Allora ti frega. Non so, per me è quello però. No, no, ma ce l'hai nello zaino la bici. Sì, ci siamo. Puoi trovare il CQC. È una bici pieghevole. È lassù, l'ho visto. Lassù dove? Era a sud, proprio lassù in cima, era mai passato di corsa verso destra. Ecco la linea, sì. Stava correndo verso destra. Io comunque per me... Mi trovo 20 sei molto scoperto da ogni lato, se vai su sta torre. Bello, Freddy. Io cercherei di prendere l'elicottero appena arrivo, come al solito. Sì, però... ma qua sopra... Vabbè, se aspetta che arriva magari... Ecco. Ma non si è fermato, il bastardo! Ma si è fermato, è voi due che sparato, ma scusa! Ma bravissimo! Stop, hammer time. L'hai preso? Sì, l'ha preso. Vabbè, era fermo lì sul... No, perché non lo vedo il marker. Dove è andata? No, dai! Dai, ma come l'ha schivato sto matto? Ma questo è, secondo te, schiva le robe? Cioè, questo è un Matrix. È totalmente a caso, tra l'altro. Sta arrivando, sì. È un po' lontano, no, però. È lontano? No, è in centro del villaggio proprio. Più che altro. Non più che altro è mezzo. Corne prima aveva scritto questa è vinta, comunque. Io l'ho letto. Mi ricordo una di merda. Ti era caduta la monetina. È sparito, vai subito all'elicottero. Ha fatto una capriola, fatto. O vai subito all'elicottero. Eccolo, di nuovo lì, ho sparato. Però c'è un altro che si è attaccato col rampino, forse, al suo palazzo. Qualcuno può muoversi, infatti me ne vado. Vai l'elicottero subito. Non saltare dalla finestra. No, non da qua che si sente. No, non dalla finestra, esce dalla porta. L'ho sentito, senti che c'è uno col rampino qui. Qua lo sento. In alto, so col rampino guarda in alto. Non stai guardando in alto, Esprit. Vabbè, qua non mi puoi più cadere dall'alto, in teoria. Se c'è sopravvita col rampino. A me l'elicottero è arrivato, quindi non puoi salire. Sì, ma c'è dietro ai pinni di gente. No, infatti, no, però effettivamente è sempre buono andare subito, se no poi è troppo tardi. Ho mancato. Porca tre. Quello era difficile. Beh, più c'è. Quello prima è anche fattibile. Quello brutta posizione. Hai le fumogene? Uno è salito già sull'elicottero. Sì, ma come si fa? Ah, perché bisogna andare subito. Ma perché mi hai dato il mouse? Mi hai aperto il mouse, mi è partito. Cacchiaro, vai. Due sono saliti. Vai, Esfe. A sto punto. Ha fatto il mio posto col muretto. No! Niente. Esfe, ti hanno lasciato lì. Però, scusa, potrebbero farmi finire che posso sparare agli altri almeno? No. Sì! Almeno... Capito, loro non possono rispondere al fuoco, che cazzo vuol dire? Cioè, è brutto finire così, è proprio tristissimo. Ma gli puoi già sparare quando sale la scaletta, quando è su, non ha senso. No, infatti non è giusto. No, a noi sta terra, dico. Ma come terra si spera un po' di noi, almeno quello. Perché non potete vincere, quindi... Non puoi sopravvivere, se no è una battaglia normale. Vabbè, amici, purtroppo è andata come purtroppo è colpa andata. Di Korn qui, perché... Sì, colpa di Korn qua. Ho fatto due kill bellissime, e poi Korn ha detto che... Bastardo. L'ha detto addirittura prima, in realtà, delle kill. Eravamo ancora vivi quando l'ha detto. Sì, infatti. Alt F4 non funziona, è vero? Devo piattare così. Niente, a stasera col talk show, allora. Volevo vedere quanto aumentavo di livello, però. 99%, non so. Infatti, a se aspetto. Ma ha dato un cappellino, mi ha dato. Ah, mi ha dato una sega, vaffanculo, guarda. Ha dato un bruttissimo cappello. Proprio un gioco di merda. Non mi devo lì, vuoi il mio cappello bruttissimo? No. Guarda che roba, porca puttana. Mi metto... Questo qua mi ha fatto fortuna, quindi questo qua mi tengo. Guarda, noi vi abbandoniamo per sempre. Era ora, devo fare un peto. Ho salutato 10 minuti fa. Hai scusi Marco, è partita Marco. Veramente, imbarazzato. C'è la sera con il talk show, che non sarà un talk show.
Allora vai a mangiare la merda, guarda, stronzo. A stasera. Buonanotte. Buonasera.